Host 2017, siamo allo stand Brasilia e ci troviamo in compagnia di Massimo Trapletti, il CEO, l'amministratore delegato di Bianchi Industry, che detiene il marchio Brasilia. Massimo, benvenuto dinanzi agli schermi e alle telecamere di OrecaTV.it. Buongiorno a voi e grazie di essere qui da noi ancora una volta. L'offerta Brasilia in questo stand molto elegante, come sempre devo dire, Massimo, complimenti, è ricchissimo di modelli legati alle nuove produzioni, a ciò che è stato presentato negli ultimi mesi in varie fiere internazionali. Ma voi siete qui innanzitutto per proporre una nuova idea, un nuovo concept ai clienti italiani. Qual è? Allora, come tutti i produttori, noi produciamo distributori automatici da una parte e soprattutto in questo caso macchine professionali semiautomatiche per il bar. In questo stand oggi presentiamo una gamma completamente nuova di 6 macchine e delle macchine automatiche per l'Oreca, per la prima colazione, grandi consumi e comunque tutte macchine professionali. Però la nostra idea, essendo ben ultimi arrivati in questo segmento di mercato, è quello di proporre come al solito qualcosa di diverso dagli altri, perché la macchina possiamo immaginare che debba fare un caffè ottimo, deve essere tecnicamente valida, non deve fermarsi, ma questo è un qualcosa che nel settore ci sono tanti altri che lo fanno e magari anche più bene di noi. Noi quello che stiamo cercando di fare, come abbiamo fatto nel vending, è quello di fare qualcosa di diverso, dove chi possa giovarne è sicuramente il barista come ultimo interlocutore della catena, ma soprattutto i grandi torrefattori e i torrefattori. E questo segmento di mercato, come tutti puoi immaginare o comunque i nostri ascoltatori possono immaginare, è un segmento che ha delle necessità diverse dal classico vending che noi siamo abituati a gestire. E questo vuol dire che la macchina deve avere un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e cosa che nel nostro settore, diciamo, nel reale vending non c'è questa grande necessità, perché ci sono gli operatori che lo fanno. Quindi noi abbiamo pensato come poter risolvere problemi del torrefattore che in questo mondo compra le macchine, le mette in locazione presso il barista e poi vive il mondo, cioè la vita della macchina insieme al barista, ma necessita, come dicevo, di avere qualcuno che possa intervenire 24 ore al giorno per risolvere il problema dei fermi macchine sul territorio, e loro non sono attrezzati per fare ciò. Noi, per risolvergli questo problema, abbiamo comprato all'inizio del 2016 una società che si chiamava Tecnobar, di una famiglia molto conosciuta nel settore, che veniva da tanti anni di esperienza, per conoscere effettivamente il know-how di questo nuovo mondo per noi. E una cosa che l'abbiamo trasformata in Brasilia Italia. Brasilia Italia ha al suo interno 22 persone, di cui 16 sono tecnici esterni che fanno la manutenzione delle macchine 24 ore su 24, 7 su 7 a livello di regioni Lombardia e Liguria, perché ci sono due filiali. Ma quello che abbiamo fatto in più è quello di affiliare alla nostra Brasilia Italia tutta una serie di CAT, che sono i centri di assistenza tecnica per tutto il territorio italiano. Qual è la motivazione? Noi abbiamo una sala regia a Milano che gestirà e gestisce già attualmente tutte le chiamate tecniche di tutti i clienti baristi che hanno le macchine nostre, e in futuro magari anche quelle della concorrenza, per soddisfare le necessità del torrefattore. E a questa sala centrale arrivano tutte le chiamate tecniche che noi distribuiamo ai nostri CAT associati o a noi collegati attraverso questi contratti di manutenzione che facciamo su tutto il territorio. Quindi domani mattina noi andremo dal torrefattore, cosa che stiamo già facendo, dicendogli che gli risolviamo un problema. È il problema di avere tanti contratti con tutti i CAT per ogni regione per poter seguire il loro parco macchine. Gli risolveremo il problema di avere una trasparenza sui dati di difettosità delle macchine sul territorio.
gli potremo dare in diretta i consumi puntuali delle singole macchine del bar e soprattutto anche la possibilità di avere un unico fornitore che copra tutto il territorio con un'unica fattura mensile che gli arrivi all'amministrazione e che copra tutta la necessità dell'assistenza tecnica sul territorio, cosa che oggi loro non hanno perché hanno tanti contratti con tanti CAT, hanno tante fatture mensili che gli arrivano da ogni CAT, hanno la necessità di controllare che le fatture emesse dai CAT siano effettivamente poi corrette rispetto al servizio che hanno fatto sul barista. E in questo caso noi avremo un listino unico per tutta Italia, avremo una chiamata tecnica da tutto il territorio, gliela risolveremo immediatamente perché avremo collegati tutti i tecnici sul territorio con i palmari o con delle applicazioni specifiche e questo sicuramente nell'ottica loro gli renderà molto più semplice la gestione della vita della macchina, perché acquistare una macchina non è solo il prezzo di acquisto. La macchina costa al momento in cui viene comprata, ma costa per i 5 anni di vita che può avere o 7 anni di vita che può avere a livello di assistenza tecnica, manutenzione, cosa che spesso e volentieri alcuni torrefattori non conoscono il costo. Perché? Perché sono diversificate, sono tante le macchine sul territorio, è difficile gestirla. Altro servizio che abbiamo fatto e che abbiamo incluso in questo pacchetto è quello della revisione della macchina. Noi siamo in grado di installare la macchina, ritirare la vecchia, poterla ricondizionare e ridarla a disposizione al torrefattore per poterla reinstallare in un altro bar. Quindi cosa anche questa che potrà risolvere una serie di problemi, perché oggi loro hanno un parco macchine diciamo usato che fanno fatica a gestire, devono distribuire nei loro centri di revisione, devono tenere la contabilità fiscale amministrativa e poi devono reinstallarla nel momento in cui la macchina è ricondizionata. Non è una cosa semplice da gestire, noi gliela potremo garantire come unico interlocutore. Infatti io non ti ho interrotto perché tu stavi spiegando pagina dopo pagina quello che è un librone e una serie di paragrafi e sottoparagrafi che andrebbero poi spiegati in altra sede. Riepiloghiamo però dicendo, amici, che qui c'è un dettaglio che forse solo i tecnici sono riusciti a percepire, e cioè che attraverso il controllo remoto è possibile ottenere una serie di informazioni riguardo la tracciabilità non solo del maxi strumento, cioè della macchina, ma anche e soprattutto di tutti i valori che minuto dopo minuto variano naturalmente e danno la percezione di quelli che sono gli indicatori in base ai quali riuscire a identificare l'intervento da fare da parte del tecnico oppure rimandarlo ad altra data. Questo è possibile naturalmente poi comunicarlo al vostro cliente di turno, cioè il torrefattore o il barista di turno che dice: ma io vorrei sapere poi quale percorso ha fatto, che ne so, la pressione dell'acqua oppure il valore del calcare che è all'interno dei condotti negli ultimi 15 giorni. Sicuramente sì, noi abbiamo applicato a questo mondo la tecnologia che già usiamo nel vending e che è quello del collegamento della macchina in remoto attraverso la telemetria. Questo permette di poter fare tanti interventi bidirezionali nei confronti della macchina, nel senso che se la macchina, il cliente ci chiama e ci dice che la macchina non eroga un ottimo caffè perché la temperatura è bassa, teoricamente, a parte che dovrebbe essere capace lui di modificarla, ma potremmo farlo anche in remoto. Quindi la telemetria, lì stiamo presentando un sistema di controllo delle macchine sotto telemetria che ci permette di vedere i consumi delle macchine, come stanno erogando le macchine, con che temperatura, con che frequenza di consumo, e tutti questi dati potremmo domani mattina trasferirli al nostro cliente che è il torrefattore, che potrà avere una conoscenza e una chiarezza sul parco macchine che ha sul territorio. Massimo, tutto questo ha un costo non esagerato ma nemmeno limitato, rientra in un range abbastanza sostenibile in funzione di quello che è questo tipo di servizio. A quale indirizzo di posta elettronica possono scrivere per avere maggiori informazioni su questo tipo di nuovo sistema di gestione tecnica?
Sì, si può fare sicuramente quella di Bianchi Industry. Noi abbiamo diviso la nostra società in tre branch, una dedicata, il motivo per cui abbiamo cambiato il nome e inserito Bianchi Industry proprio per questo. Al di sotto abbiamo la Bianchi Vending, che si dedica completamente al vending, c'è la Brasilia, che si dedica completamente all'Oreca, e stiamo lanciando un nuovo brand che è B-Shop, che seguirà tutto il discorso del retail, perché anche lì stiamo facendo dei grandi investimenti con delle macchine che sono dei piccoli supermercati, non sono più distributori automatici inseriti all'interno di un volume di spazio, ma sarà una macchina vera automatica di 6 metri quadrati che distribuirà più di 400 prodotti sotto con controllo termico, quindi con temperatura controllata, e che permetterà domani mattina di poter proporre questi punti di vendita di prossimità a tanti operatori del settore al di fuori del vending, perché non ci stiamo riferendo a quelli del vending ma a quelli del retail. Benissimo, Massimo, grazie, sei stato chiarissimo, l'idea è davvero adatta alla circostanza e io ti aggiungo che è geniale, perché finalmente qualcuno ha capito che dall'altra parte deve esserci servizio, si richiede servizio. Grazie mille, saluta pure gli amici di Oreca TV. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima fiera Venditalia. Sì, a questo punto saremo presenti con Vending TV a Venditalia, quindi ce ne saranno altre ancora da farci raccontare da Massimo Trapletti. Non andate via, qui a Host 2017 c'è ancora tantissimo da mostrarvi. Ciao Massimo. Ciao a tutti.